Un confronto tra le istituzioni del territorio e il municipio Musile di Piave, dopo l'ennesimo incidente stradale che ha visto nei giorni scorsi la morte di giovani vite tra San Donatese e Jesolano. Le tragedie che si sono registrate in materia di incidenti stradali in queste ultime settimane preoccupano un po' tutti. E con il sindaco di Musile abbiamo concordato questo incontro perché c'è la necessità di dare un segnale diverso. Un segnale che è fatto di controlli, che è fatto di intensificazione di un'attività di prevenzione che parte dagli autovelox ai controlli alle persone per quanto riguarda l'alcol test, l'assunzione di sostanze stupefacenti, ma soprattutto attraverso un'idea di un progetto di comunità. L'USL competente per questo territorio ha già programmato da tempo una serie di iniziative tra cui un video per sensibilizzare soprattutto i giovani. Se l'obiettivo nostro è quello di fare una maggiore, più incisiva prevenzione, io credo che enti locali, forze di polizia, prefettura, USL, polizia stradale e quant'altro, polizia locale, debbano concorrere a questo obiettivo. E la riunione di oggi ha questo specifico scopo. Il sindaco Silvia Susanna è decisa, insieme ai colleghi, a promuovere azioni concrete di sensibilizzazione e promozione alla sicurezza. Bella l'iniziativa che abbiamo intrapreso come comuni della conferenza dei sindaci con l'ASL proprio per fare questi video che hanno lo scopo di sensibilizzare, quindi quantomeno di far riflettere il giovane nel momento in cui si mette alla guida. Poi sappiamo che ci sono le fatalità, iniziative anche da parte dell'amministrazione comunale per cercare di coinvolgere i giovani in un progetto che, come diceva prima il prefetto, è un progetto di comunità. Quindi il fatto comunque anche tra amici di aiutarsi e di rendersi conto quando magari un amico non è in grado di guidare oppure si è un po' esagerato. Quindi di trovare dei deterrenti che non possono essere solo e solamente quelli provenienti diciamo dalle istituzioni ma anche proprio dalla sensibilità di ciascuno di noi. La riunione di oggi secondo me è stata molto importante, quantomeno come segnale di attenzione nei confronti di questo fenomeno che sta raggiungendo delle cifre impressionanti.